mi sono messo in testa che io punto più in alto possibile, come il Milan deve puntare più in alto possibile, anche io personalmente devo puntare più in alto possibile. Io vorrei essere una bandiera di questo club, voglio essere un giocatore importante sia per il Milan che per la nazionale, devo puntare in alto perché penso di avere le capacità per arrivarci e voglio lavorare tanto per conquistare quello che vorrei conquistare. È una società che pensa al futuro, una società che investe nel settore giovanile, che investe in ragazzi giovani, che porta avanti una determinata maniera di lavorare. Una squadra giovane con una base solida anche di ragazzi italiani, con la voglia di fare, con la voglia di fare. Speriamo di continuare come stiamo facendo, perché sono cresciuto con dei grandissimi Milan, quindi tornare a quei livelli è una cosa che abbiamo tutti l'ambizione. È stato un percorso abbastanza strano anche in nazionale, comunque la squadra era già praticamente fatta, poi il fatto di aver rimandato l'Europeo ha un attimo stravolto le carte in tavola, quindi il mister ha convocato tanti giocatori nuovi che sono usciti negli ultimi anni e penso che possa far solo che bene alla nazionale avere tanti giocatori pronti che fanno esperienza con la maglia azzurra. È una cosa che deve rendere orgoglioso l'Italia, perché sta facendo grandi cose, stiamo facendo grandi cose, stiamo avendo dei risultati importanti, quindi è stata anche un motivo d'orgoglio per me indossare quella maglietta e spero poi di riuscire ad arrivare all'Europeo. Deve essere soddisfatto di quello che sta facendo, ma non deve accontentarsi, è giovane, ha talento. Viene da un calcio diverso dal nostro, ma si è subito ambientato bene. Deve continuare a lavorare come sta facendo, deve continuare a voler dimostrare quello che può valere e non deve mollare mai, neanche in un momento di difficoltà, sia all'interno della partita che di una stagione, perché è fondamentale rimanere sempre sul pezzo. Penso ci siano più fattori, comunque dipende molto anche da quello che richiede il mister, se richiede dei movimenti più offensivi rispetto magari a una partita più disciplinata, più tattica, più difensiva. Magari per esempio col Parma era un po' più concentrato su Gervinho e invece col Genoa potevo spingere un po' di più. Ci sono partite e partite, sicuramente la cosa che voglio io è poter incidere il più possibile sulla partita, quindi ovviamente riuscire a spingermi in avanti e cercare trovare la via del gol è una cosa che voglio fare sempre più spesso. Non possono essere due pareggi nel giro di pochi giorni che devono pensare, che devono crearci delle negatività all'interno della squadra o in generale. Stiamo giocando 3 giorni, ogni 3 giorni da tanto tempo, abbiamo fatto comunque, tranne l'ultima, che magari forse è la partita meno brillante che abbiamo avuto fino adesso, ma credo che in questo campionato abbiamo sempre meritato di vincere, quindi non possiamo lasciarci distrarre da quello che pensano gli altri, dobbiamo pensare solo a noi stessi e dobbiamo continuare quello che è il percorso che stiamo avendo per riuscire a raggiungere l'obiettivo della classifica del 2020 che ci siamo prefissati col mister, con la squadra. È fondamentale domenica arrivare preparati, pronti, perché non sarà una partita facile, ma tutte le partite quest'anno non sono state facili, quindi è fondamentale vincere, provare a vincere. L'ho sentito e dispiaciuto perché non potrei esserci, voleva essere in campo, sta facendo grandi cose Sassuolo e con la nazionale, quindi sono contento per lui. Sicuramente è un punto a favore nostro la sua assenza, perché è un giocatore importante per loro, però ci sono tanti giocatori forti a Sassuolo che giocano bene. Il mister ha fatto passare un concetto importante, un gioco importante per loro, ma noi dobbiamo essere pronti a reagire nel migliore dei modi. Comunque siamo il Milan, dobbiamo puntare in alto, dobbiamo vincere queste partite.